difficoltà per un'istituzione, un museo all'interno, in un territorio così difficile come quello a nord di Napoli. Il fatto stesso di aver realizzato un museo di arte contemporanea nell'Interland napoletano e la volontà di cercare di cambiare qualcosa. In realtà realizzare un museo di arte contemporanea nell'Interland napoletano significa non solo mettere a disposizione la cultura visiva delle opere che sono esposte per il cittadino, insomma, dell'Interland napoletano e più in generale della regione, ma significa soprattutto un'idea. Ecco, io penso che il Museo CAM di Casoria sia più che un museo, un'idea. Un'idea che nasce dalla volontà di poter cercare di incidere sul territorio con delle azioni culturali, ma anche con azioni forti e socialmente valide. Quello che cerchiamo di fare è attirare soprattutto i giovani, attirare elementi che vogliono e che hanno ancora la forza di poter guardare la realtà. Il problema fondamentale è che in una sorta di sottocultura della violenza spesso noi non ci accorgiamo delle brutture che ci circondano. Sono appena tornato da realizzare delle foto sul territorio per un convegno al quale sono stato invitato domani. E anche la buca nella strada, i giardinetti pubblici abbandonati a loro stesso. Sono stato nella villa comunale di Casoria dove ho ancora una volta sono andato a vedere le opere che noi nel 2004 posizionammo, che sono della collezione permanente del museo, completamente rovinate. Così come c'è una statua di un carabiniere, Michidini, che venne ucciso tanti anni fa da dei criminali della Uno Bianca, lasciato a se stesso con una corona di alloro che penso che abbia almeno 10 anni. Questo degrado, sono queste cose, queste anche piccole cose alle quali noi ci siamo abituati, che sono in realtà e che diventano poi la vittoria dei poteri forti, dei poteri criminali e della camorra, insomma, e della mala politica, ovviamente. Ci ha parlato di giovani e sappiamo che il Museo CAM è molto legato alle scuole. In che rapporto il Museo CAM lavora con le scuole? E penso che sia l'esperienza più straordinaria che noi facciamo quotidianamente insieme ai miei collaboratori. Ecco, riuscire a dare ai giovani, ai ragazzi, ai bambini, anche delle elementari, delle medie, insomma di ogni ordine e grado, un concetto di bellezza diverso da quello che è invece quotidianamente purtroppo presentato dalla mancanza e dalla cattiva gestione di questi del nostro territorio, insomma, e quindi rispondere alle loro domande, guardare i loro occhi nel vedere delle cose completamente diverse alle quali lo sono abituato a fare, insomma, è veramente un'esperienza veramente straordinaria che ti fa crescere e che ti dà la voglia di continuare sperando che questa nuova generazione, insomma, possa riuscire a riscattare questo territorio veramente messo al tappeto. L'accordo con il PAN è ormai ufficiale. Che ruolo avrà il museo in relazione al PAN? Come lavoreranno insieme e che ruolo avrà lei in questo contesto? Non è completamente definito il tutto. In realtà noi realizzeremo a giugno una mostra. L'accordo è quello di realizzare una mostra sulla collezione del Museo CAM di Casoria, quindi presentarlo sotto l'aspetto scientifico e documentativo di come è nata e come si è sviluppata questa collezione.
Poi ovviamente ci sarà probabilmente un piccolo stop dovuto all'eventuale, insomma, cambiamento di amministrazione. L'idea è quella di poter, insomma, nell'ottica della salvaguardia di questa collezione, di poter cercare di individuare il PAN, siccome non ha una collezione permanente, insomma, individuare il PAN come location per almeno una parte della collezione. E, quindi, comunque non è un andare nei quartieri alti, insomma, io ci tengo sempre a dire questo, ma è in quell'ottica salvaguardare una parte almeno della collezione e continuare a fare la nostra battaglia quotidiana qui sul territorio. Quale sarà il mio ruolo, insomma, questo vedremo successivamente. Che rapporto ha il museo con l'Africa? Il rapporto è molto forte, perché nasce da dalla volontà innanzitutto di mettere, noi siamo un museo d'arte contemporanea, quindi il nostro obiettivo è stato sempre quello di mettere in primo piano quelle che sono le nuove potenzialità dell'arte contemporanea, che vengono non solamente dall'Africa, ma insomma anche dal territorio asiatico, ma anche dai paesi dell'est. Insomma, sono dei territori che fino ad oggi non erano stati molto conosciuti sotto il profilo artistico. Poi l'Africa ha un sapore particolare, insomma, tra l'altro io l'amo tantissimo, ho viaggiato in giro per l'Africa per un anno andando ad incontrare artisti nei loro studi, a volte nelle loro baracche, dal Togo al Burkina Faso, al Sudafrica fino a Nord Africa. E la volontà è comunque quella di mettere in scena una situazione interessante sotto il profilo non solo artistico ma anche sociale, in quanto l'Africa spesso viene vista, gli africani spesso vengono visti qui da noi solo come gli invasori o per altri, soprattutto per la camorra, anche come merce umana, insomma, e quindi dei veri e propri schiavi. Il voler mettere invece l'artista, noi l'abbiamo presentato l'artista africano come un artista internazionale, e ci sono delle opere straordinarie che sono qui esposte. Dopo aver battuto bandiera tedesca e la grande risonanza mediatica, ci dica quali sono stati gli effetti concreti? Più che bandiera tedesca, in realtà anche in questo caso si è trattato di un grido di allarme verso le istituzioni. Noi, prima di aver scritto ad Angela Merkel, in realtà io personalmente ho scritto a tutte le istituzioni locali e regionali, nazionali, e il grido di allarme veniva dal problema che, avendo una grande collezione e quindi 1000 opere di arte contemporanea di grande valore artistico ma anche commerciale, e avendo noi una tipologia di mostra, insomma, vivendo nel Far West, quindi questa mostra che è in corso non è solo un modo per attirare il pubblico, l'esigenza era appunto quella di mettere in sicurezza queste opere, perché quando si vanno a realizzare delle mostre importanti sui fenomeni sociali che affliggono la nostra insomma la nostra regione, e più in particolare la provincia di Napoli, allora avendo avuto dei problemi, ecco, il mio grido d'allarme è stato quello di cercare un aiuto delle istituzioni, che non era solo quello economico. Certo, un museo ha anche bisogno di soldi per poter andare avanti, ma noi in 6 anni abbiamo dimostrato di poterne fare a meno, insomma, con tanti sacrifici. Il grido di allarme era quello di avere alle spalle le istituzioni e la politica, perché in questi territori, insomma, lei sa che quando si portano avanti delle scelte, insomma, dei progetti che sono forti, che abbracciano l'arte verso il sociale, l'arte quella che io amo definire arte cronaca,
in realtà poi rischi di avere problemi per la collezione. Per quanto riguarda il governo tedesco, abbiamo avuto una serie di incontri con il console, che è venuto qui due volte in visita ufficiale, il console tedesco a Napoli, con gli istituti Goethe di Roma e quello di Napoli. Sono stato invitato a Villa Vigoni a Como, che è l'istituto culturale tedesco, dove ho incontrato anche l'ambasciatore tedesco in Italia. E nei prossimi mesi, a maggio, organizzeremo una mostra a Berlino, un Come to Berlin. Ovviamente è un passaggio verso la Germania. Il mio obiettivo è quello di lavorare a Casoria, Casoria intesa insomma come Hinterland napoletano, perché penso che questo spazio sia diventato un presidio territoriale da salvaguardare e da portare avanti con le idee.